Sono 10 anni che programmiamo e effettuiamo questo pit stop, lo chiamiamo noi, con le auto della Mille Miglia. È una bellissima iniziativa che da 10 anni vede Argenta come protagonista. L'Ascom lo organizza, ma naturalmente assieme al Comune di Argenta, a Soelia e a tanti sponsor che ci danno una mano. Bollini Italia, una Lancia Aurelia 8T, nel 158 via della T. Seguita dal numero 9, che è una splendida Bugatti T23 del 1923, con il nostro sindaco che dà i beni. Sono già 10 anni che la cosa ha preso piede molto bene, ogni anno vediamo più pubblico e riusciamo a colorirla sempre di più. Un successo enorme, abbiamo 375 equipaggi che arrivano da 25 nazioni, le domande sono tantissime ogni anno. E noi abbiamo trovato che è una cosa molto bella, perché intanto unisce le nazioni, sono 25 nazioni concorrenti e arrivano da Giappone, dall'Australia, dall'Olanda, tutto il mondo. Un successo enorme. E qui troviamo calore, perché è la patria dei motori, quindi non a caso, quindi Brescia, Ferrara, Argenta, Roma, insomma è un giro bellissimo che ricalca le zone più adatte a quello che è la malattia del motore veramente. Quindi vetture particolari, vetture che purtroppo col tempo andranno in esaurimento, ma finché si potrà sarà una cosa che manterrà questo grande valore. Da quanti anni organizza questo evento? 5-6 anni. Una buona forma di pubblicità, ovviamente. Che importanza ha questo evento per Argenta? Sicuramente richiama tantissima gente, è una cosa che attira i bambini, tutti, coinvolge un po' tutta la popolazione, quindi anima un attimo il paese, che ritengo che sia una cosa importante, indispensabile. Grazie a voi di Argenta TV, perché siete una realtà molto importante, perché penso che sia un'attività molto formativa per i nostri giovani e la possibilità per i nostri giovani di avere un modo di esprimersi con le nuove tecniche della comunicazione. Per la Mille Miglia siamo molto felici, come sempre, di ospitarla nel nostro comune, in particolare il passaggio qui ad Argenta, perché riteniamo che sia una manifestazione storica di grande importanza, che riguarda non solo i motori ma anche la tradizione motoristica di questo territorio, in cui la Mille Miglia passava già durante il percorso tradizionale prima dell'ultima guerra mondiale. Questa manifestazione? Sì, è molto bella e interessante, specialmente per le persone anziane che hanno comunque dei ricordi. Mille Miglia, un'emozione? Sì, molto. Vengo sempre ogni anno perché mi piace. 335 D'Argentina. Germany. Germany. Yeah. Okay. Monaco. I will tell you what I'm going to do. Un saluto grande alla Mille Miglia Argenta. Un saluto d'Argenta! Bellissima città! Grazie! Hi, where are you from?
Germany. Do you like the race? Like it, yes. Yeah, good luck. Thank you very much. Bye. Bye. Cosa si prova per la Mille Miglia? È una bella emozione perché comunque sono cose che non vedi tutti i giorni. Un saluto ad Argenta TV? Certo, saluti, amo Argenta TV. Grazie. Molto bella, mi piace tanto, è da tanti anni che vengo qui. È stata veramente molto bella, molte macchine stupende, soprattutto le Ferrari e le Lamborghini, è molto bella. Noi siamo contenti perché è un momento di festa, di incontro e un momento in cui anche i nostri giovani possono godere di questo evento tradizionale, storico, che ha un'importanza secondo noi nella storia anche del nostro paese.